Mercoledì 28 aprile 2021 ci troviamo nella sede dell'Unione dei Comuni di Pian del Bruscolo per la presentazione del nuovo portale di destinazione turistica della città di Vallefoglia, visitvallefoglia.it. Avremo modo con questo speciale di far parlare i protagonisti, di chi ha lavorato, e scopriremo nel dettaglio appunto questo nuovo portale. Questa è una città industriale, una città che ha vissuto la storia di questi due ex comuni, di una storia totalmente agricola. Poi sono partiti i primi mobilieri del distretto del mobile delle Marche e poi lavorazione del vetro, refrigerazione. Oggi pensiamo col nuovo portale, con il nuovo logo del turismo, che il turismo possa diventare la ciliegina nella torta che dà ad un territorio fortemente industrializzato anche la valorizzazione dei beni ambientali, dei beni culturali, delle bellezze, dell'ambiente, del paesaggio, della enogastronomia, della ristorazione, e quindi con l'obiettivo, come vedete il manifesto alle mie spalle, della festa del primo maggio, la realizzazione della Costituzione che prevede appunto il lavoro come uno dei diritti fondamentali e la piena occupazione, che è l'obiettivo al quale punta la città di Vallefoglia. E mettere un sito turistico specifico con un logo particolare, con un lavoro straordinario che queste tre ragazze che ci hanno lavorato, tutte del posto, vedrete che hanno fatto un lavoro davvero straordinario, eccezionale. Questo è il territorio di Terenzo Mamiani, ministro del governo Cavour, diciamo personaggi come Costanza Monti, come Giulio Perticari, Giovanni Branca, Giovanni Santi, il Conte Paciotti, grande architetto militare, tutte personalità di caratura nazionale, Girolamo Genga, i castelli di Genga, insomma un territorio veramente importante e straordinario che ovviamente darà diciamo una marcia in più anche sul piano del turismo alla città di Vallefoglia. Ecco, quindi un grande lavoro di squadra. E quindi a chi va il grande grazie? Perché comunque un portale del genere è un frutto di un team. Ma il grazie va soprattutto alle ragazze che ci hanno lavorato, la consigliera delegata che è qui con me, le altre due ragazze che hanno lavorato, tutte giovani del posto, che hanno fatto un lavoro artigianale ma di alta qualità, e quindi va veramente, diciamo, il nostro grazie. Poi a tante persone, perché come si dice è sempre un grande lavoro di squadra, la giunta che ha condiviso, a tutti quelli che hanno dato una mano per realizzare una cosa che non c'è mai stata nella storia della città di Vallefoglia. Vice sindaco Barbara Torcolacci, una mattinata importante, non a caso Vallefoglia, la città del fare, non solo industrie ma anche tanta vivacità e uno sguardo che va verso il futuro, verso il turismo. Sì, questo è proprio il nostro obiettivo, l'abbiamo voluto fortemente, anche se magari un portale turistico viene ricondotto in generale a città con dimensioni più ampie. Però abbiamo proprio verificato la necessità di far conoscere il territorio da altri punti di vista, in primis quello storico-culturale, e questo territorio ci regala tanto e, come ho detto più volte, il portale sarà sorprendente per gli stessi cittadini, perché comunque scopre, mette in mostra angoli, scorci, storie, racconti del passato che non si conoscono. L'obiettivo è quello di puntare, diciamo, ad un'offerta lavorativa diversa e quindi evidenziare le possibilità che ci sono qua per altri settori economici e intercettare anche i turisti che magari da Pesaro vanno verso Urbino, e quindi invogliarli a fermarsi a Vallefoglia, nelle nostre strutture, nei nostri ristoranti, nei nostri negozi,
e quindi poi diffondere la conoscenza della città. Siamo in compagnia di Linda Giovanelli, ecco, alle nostre spalle, non a caso ho voluto il logo di Visit Vallefoglia, ecco, un progetto importante. Partiamo proprio dal logo, perché già in sé racchiude un po' le caratteristiche che si ritrovano poi nel nuovo portale. Sì, allora il logo, ci tengo a precisare che è stato realizzato graficamente da Studio 83 di Pesaro. Noi gli abbiamo fornito delle indicazioni che riguardavano appunto quali caratteristiche fondamentali inserire per poter rappresentare al meglio il nostro territorio. Quindi innanzitutto rappresentare in qualche modo i due castelli, i due comuni che grazie alla fusione insomma hanno dato vita al comune di Vallefoglia. Quindi Col Bordo e Sant'Angelo in Lizzola, perciò dalla... Siamo in alto a destra. Esatto, dalla torre campanaria di Col Bordo e dal castello di Sant'Angelo in Lizzola. Un altro elemento fondamentale è il fiume Foglia, che appunto è fondamentale per il nostro territorio, soprattutto nel passato, quando magari anche leggendo i testi del sito scoprirete che era un fiume appunto navigabile, che quindi aiutava il commercio, specialmente di frutta del nostro territorio, perché nel passato eravamo proprio specializzati in questa produzione e ci rendeva famosi. E infine, ma non da ultimo, il verde che rappresenta appunto le nostre colline, un elemento fondamentale del territorio, ma anche l'agricoltura, perché è stata sia nel passato ma anche tuttora un elemento fondamentale. Comunque i nostri territori collinari sono caratterizzati da un passato mezzadrile, quindi una cultura importante che appunto volevamo richiamare e ricordare, perché è stato un lancio fondamentale per poi quello che siamo diventati oggi. Ecco, un lavoro importante, un lavoro tutto al femminile, un team, e sì. Colgo l'occasione per parlare con te per ringraziare un po' tutti chi ha lavorato anche sì. Nel dietro le quinte, oltre magari chi è presente qua. Sì, esatto, soprattutto un ringraziamento dietro le quinte, ma che poi alla fine è veramente davanti, per tutti i fotografi che ci hanno inviato il materiale fotografico che appunto potete vedere, che accompagna insomma il piacere di scoprire questo portale, e ovviamente anche tutti coloro che ci hanno dato la possibilità di seguire Alessandra negli studi e negli approfondimenti, e insomma tutti quanti, chiunque abbia collaborato insomma. Ed oggi si parte e poi sarà un continuo aggiornamento. Sì, esatto, sia nella parte blog con gli approfondimenti, ma anche per attività, come abbiamo visto c'è la sezione eventi, quindi per gli eventi ulteriori aggiornamenti, ma anche per le strutture ricettive, perché adesso lì c'è una lista quanto più completa possibile, ma poi ovviamente per le nuove, per le future strutture o anche chi insomma vuole essere aggiunto, liberissimi. Lazzarini, sviluppatrice web del nuovo portale che abbiamo presentato questa mattina. Ecco, siamo andati proprio nel quartier generale, visto che sei abituata sempre a lavorare al PC, ho voluto fare questa intervista proprio con i tuoi ferri del mestiere. Allora, il sindaco Ucchielli, in una metafora molto particolare, molto significativa, ha detto che è stato fatto un lavoro artigianale, un lavoro fatto in casa, un po' come le massaie che mettono la passione per fare la pasta fatta in casa, e questa è stata la passione che ha creato appunto questo sito. Si è parlato della facilità e della fruibilità in maniera semplice di questo nuovo portale. Sì, volevamo che incontrasse comunque le abilità anche di tutte le fasce di età, perché non solo i giovani si devono trovare bene con determinati dispositivi e siti web, ma un po' tutti. Infatti l'obiettivo è quello di avere una navigazione comunque semplice, facilmente comprensibile, e che soprattutto mantenesse le persone interessate alla lettura, perché comunque alcuni, soprattutto gli articoli di approfondimento, sono parecchio insomma approfonditi, e quindi
magari con dei link o dei riferimenti? Sì, esatto, di abbracciare diversi interessi e di utilizzare anche le fotografie che gentilmente ci hanno inviato, fotografie che hanno visitato questi luoghi in passato, che vivono comunque qua nella zona. Sì, perché aiutano un po' a comprendere meglio, magari andare subito a quello che uno andava a cercare. Sì, in più comunque mantengono la curiosità e fanno vedere e dimostrano quello che poi nel testo viene descritto. Ecco, è stato un lavoro certosino, importante. Quanto tempo, perché così almeno ne parliamo anche durante il progetto? È stato sicuramente un lavoro di diversi mesi, perché comunque è stato sempre rivalutato in ogni fase di questo lavoro abbiamo ricontrollato comunque e messo e testato anche l'utilizzo, l'interesse che comunque si andava creando nella lettura e nell'utilizzo, e quindi è stato insomma un lavoro lungo e dettagliato, anche per appunto arrivare poi a un risultato molto soddisfacente. Comunque grazie e complimenti per il lavoro. Grazie mille. Siamo in compagnia di Alessandra Mindoli, la curatrice dei testi del nuovo portale turistico della città di Vallefoglia. Ecco, l'importanza di, l'abbiamo parlato in conferenza stampa, l'abbiamo ascoltato, anzi, dalle sue parole, di andare a ricercare nelle biblioteche e in tutti gli archivi, non solo magari anche cercando di riportare il più possibile, non solo storie per i turisti, ma anche per gli stessi abitanti di Vallefoglia, perché spesso non si conosce la città dove si abita. Sì, questo era l'intento principale, perché io stessa ad esempio vengo da Ascoli, non sono di qui, ho studiato a Pisa, ho lavorato tanti anni lì e quindi la prima cosa che ho fatto quando sono venuta qui, ho cercato di trovare dei posti che non fossero, diciamo, banali, no? Quindi abbastanza desueti, e questo è quello che ho voluto fare, cioè è quasi come sollevare un tappeto con sotto la polvere, e quindi ho cercato di ripristinare dei luoghi che possono essere fruibili anche in un periodo particolare come questo, dove bisogna evitare l'assembramento, un tipo di turismo di massa, e quindi diciamo un turismo lento, slow, alla ricerca appunto di queste bellezze, magari con delle soste nelle numerose strutture ricettive che popolano anche le colline di questo territorio. Ecco, ci ha raccontato anche la bellezza del più andava avanti il progetto e più saliva la passione, perché poi si andavano a aprire mondi sostanzialmente. Sì, infatti devo ancora scoprire, cioè nel senso che c'è la soprintendenza di Ancona che ha parecchio materiale, e tra le altre cose c'è anche una ricerca capillare nei vari registri episcopali delle chiese perdute, eccetera, eccetera. Quindi ho trovato delle opere, addirittura anche della scuola di Giovanni Santi, di affreschi di Timoteo Viti che sono in una chiesa, ora non voglio fare spoiler però, e quindi praticamente è un libro ancora tutto da leggere e da scoprire. Anche le mappe catastali, quelle sono importanti, perché al catasto pontificio, quello antico, per poter ripristinare dei percorsi, anche ripulendo insomma questi sentieri e poterli... Sì, l'importanza della toponomastica, ci diceva anche della parte di andare a riguardare le mappe del tempo per chissà poi un domani riuscire a riscoprire degli itinerari. Esatto, infatti gran parte della toponimia legata a queste zone è legata a essenze boschive o all'acqua, quindi anche lo stesso termine, che ne so, c'è cioè via dell'acqua salata, anche Cerreto viene da Cerro, un tipo di quercia, eccetera. Quindi questo era comunque un luogo molto boschivo, completamente verde. E poi anche Pian del Bruscolo, ecco, Bruscolo era il pungitopo, e quindi era una pianura dove evidentemente c'era questo tipo di vegetazione. Quindi queste sono piccole curiosità che sicuramente abbiamo messo anche i nostri telespettatori, e noi ringraziamo, e mi raccomando, tutti andiamo sul sito per scoprire sicuramente qualcosa di più, qualcosa che non conoscevamo. Sì.
E a conclusione di questo speciale dedicato al nuovo portale turistico della città di Vallefoglia, che cosa bisogna fare? Prendete il vostro smartphone oppure il computer più vicino, andate come sto facendo io a visitvallefoglia.it e questo è il modo per godere di tutte le bellezze di questo territorio, tutte le curiosità e tutti i testi.